questo nuovo video di Tocco Tiritto, che facciamo vedere cose di cioccolato. Sì, finalmente mia sorella mi fa provare finalmente il snack al cioccolato dalla box di settembre di Tocco Tiritto. Ti faccio provare. Questa è la seconda parte del video, l'abbiamo visto in due, poiché è troppo lunga. È molto buona. Le due parti insieme, va bene. Allora, andiamo avanti. Andiamo a provare. Andiamo a provarli. Primo snack di... Ta-da! Tittina! Ok, non la prima. Allora, praticamente questi sono gli i crackers al cioccolato di Mirai. Mirai è questa bellissima Mirai fuoco e mappicce tutte le cose. Vabbè, è questa bellissimissima signorina qui sulla nostra bustina. Come sempre io non rompo la busta perché costa carina. Mi meravigli! Questa busta è molto carina, quindi non la rompo. Sì, se non rompi la testa di Mirai, ne sono molto felice, ne sarò molto felice. Anche io sono felice. Poiché io la taglierò e me la zeccherò in fronte. Anche io sono felice, guarda come è bellina questa ragazza. Odore! Odore! Oh, che buona, è molto buona. Oh, cioccolato! Cacao! Tieni. Sei proprio una stupida. Lo salato dentro e dolce fuori. Se no, devo cercare di capire. Dentro ha un gusto molto che conosco. Il riso. Un riso. Ma sai che sembra? La galletta di riso. La galletta di riso all'interno. Cade un piccolo buchetto. Wow. Galletta di riso all'interno. E all'esterno ricoperto di. Ricopertura di cioccolato. Wow. Ve la consiglio. La cioccolata non ci può mai deludere. E quindi, con tanto dispiacere di mia sorella, questo we like it. Fantastico. Primo snack. Vai. Ta-da! Oh mio Dio. Un altro cioccoletto. Oh mio Dio. È un tipo di pure questo di... Sittori. No, Sittori. Perché Sittori? Sittori? Umai! Umavo! Delizioso! Umai! Questo è umai però. Ovvio, sorella, c'è anche Doraemon! Il gatto di Umaibo! Spazialo! Umaibo! 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 Quindi per farvi capire... Umaibo al cioccolato sono fantastici! Ecco voi. E poi il cioccolato è molto molto intenso, non è semplice. Mi ama. A me no. Mi ama. No. Ma che bello. Ma mia. Non posso dire no. Non sono semplici praline sporcate di cioccolato, semplici praline amline sporcate di cioccolato, ma sono completamente ricoperte di cioccolato. Una busta più grande, grazie. E sono troppo buone, troppo buone. Una busta più grande la prossima volta. Purtroppo in Giappone, poiché vogliono mantenere in linea i bambini, offrono queste bustine piccole. Ma noi un giorno andremo in Giappone e proveremo. Siamo messi. Anzi, e cercheremo di trovare delle buste gigantesche di snack. Sono molto soffici e... hanno un gusto molto spaziale. E ovviamente vabbè, cioè, due like. Cioè, fammi capire, tu dici solo si piacciono. Si piace a noi. Si piace a voi. L'ultimo snack di questa serata che mangeremo, ovviamente, che mangeremo perché è quando Disney va in Giappone. Dobbiamo aspettarci tante cose. Come si apre questo pacchetto? Dici, espliegati. Mini Paccuccio. Paccuccio? Questa è più carina. La busta è più bella. Guardate dentro. E guardate i vari personaggi. Guardate. Oh mio Dio. Quando... Oh mio Dio. Ma sono stampati benissimo. Guardate. Fammi vedere. Donna neve! Ma veramente? Non te li mangiate tutti, voglio fare la foto. La foto. I classici Disney! Ovviamente stampati benissimo su questo
su questo piccolo fagottino con il cioccolato all'interno e ci piace! Ovviamente non poteva che piacerci, perché questi sono veramente magnifico, magnifico, magnifico. Morinaga Disney Pacucci. Ecco qua il nostro Puppy Cookie. Perché te l'ho detto mio io? Aprilo. Ora lo faremo in diretta, la prima volta mai vista, perché è una cosa che non perdiamo tempo. Ecco qua. Oddio, sa di ramune e soda. Allora, i gusti classici. Stampelle. Le mazzarelle. Sono uscite delle mazzarelle, vedete? Allora, uno, questo qua lo dobbiamo mettere qua e questo lo dobbiamo mettere qua. Allora abbiamo questo. Azzeppiamo la mazzarella all'interno di questi cosi. E io apro gelatina e un zucchero, penso. Gelatina e zucchero. Gelatina? Sì, ce l'ho. E vai con la gelatina. Che migliore. Ta-ra-ra-ra. Cocaina! Cocaina pura! Ok, intingiamo nella gelatina. Cosa le mazzarelle? Ce ne ho io una in mano. Prendo il blu, gusto blu. E lo intingiamo poi nello zucchero tutto. A me già esce cocaina, cadi. Ma esce la farina. E vi aspetto misurella. Uno, ecco, due, tre. E mi faccio il super. Il gusto è veramente molto molto finto, ovviamente come ogni popping cookie. E come ogni popping cookie non mi piace. Non mi piace perché è veramente eccessivo il, guarda, il grado di chimico che c'è all'interno. Quindi che schifo. L'unica soluzione è solo sputarlo per me. Infermiatorella ovviamente. No, ti lascia anche un po' di sapore alla menta. Tipo un po' di freschezza in gola. Ma no, non sono interessata. Puppy cookie in più gustosa del mare. Il pinguino kawaii no, non buono. Non ci è rimasto troppo. Sì, effettivamente c'è un pinguino, c'è un orso polare, perché questi lasciano un effetto di freschezza. Infatti qui sta scritto Kantani de Kiruyo. E niente, io ho finito di mangiare tutto il contenitore del pop cookie e ci piace! No, a me no. Molto gustosa e molto fresca. Devo dire, c'ho la bocca molto fresca, Uga. Idiota. Piramune. Ecco, piramune. Le caramelle. Ma perché non dovrebbero? Ah, come quella là. Lo sapevo. No uovo. No latte. No spiglio. No castagna. No nocciolina. No granchio. No. Ma che granchio? Granchio. E no gamberetto. Granchio o gamberetto? Non ricordo come si chiama gamberetto. Vabbè, vabbè. Comunque no, questi fanno schifo. No, sono delle pasticche che si sciolgono. Sono delle pasticche che ti fanno morire. Te le mangi, va bene? Farinose e dolciastre, ma non mi piacciono assolutamente come consistenza. Per favore, Stella, prendi qualcosa di cioccolatoso in questo caso. No, caramella. Ti odio. Sono delle medicine. Guarda, stavo solo adesso che te sta dicendo. Vediamo. Mamma, perché è un'altra sa di bici che destino per il bagno, per far scendere via la cacca. Cola bubble candy, adesso esploderò. Buono ramone. Non aggiungiamo la frittantina sulla lingua. Non giudichiamo un libro dalla copertina. Queste qui ci piacciono. Guardate così, perché hanno un sapore molto particolare, molto pizzichettante, direi, no? E coccacoloso. La fragolina è pronta per mangiarla. Forse tanta qualche cosa che sa di fruttella. Qualche cosa che molto molto odore. Sniffa, sniffa. Mamma mia, queste sono troppo fragolose. Queste sono molto buone, ragazzi. Gustose. Ecco, è bianca la caramellina. Io amo queste caramelle. Ma odorosone. Sono
sono dure, ma tanto dure. Diciamo che è molto dura da masticare, però quando non hai niente da fare va bene. Ma come? Molto bene. Del gusto invece che cosa ne pensi? Molto buona e gustosa. Di cosa? Sa di fragola? Di cosa gusta? È buona. Allora dopo me la mangio, sennò perdo tempo. Esatto. Quindi è buona, sa di frutta. Sa di fruttola. Frutta in generale. No, no, fragola, fragola. Ichigoji! Accendendo guys! Gusto fragola? Ci piace! Fruttella gusto fragola giapponesi. Ora l'ultimo snack dolce di... Ecco qua. Questo che cos'è? Un qualcosa al limone. Al limone, guardate, c'è limone Giuseppe. Limone. Oh! Le palle! Una palla! Mi capisce la forma di queste? Le palle! Allora, composto di questa caramella. Molto buono. All'interno, gusto asprissimo di limone, proprio il limone asprissimo e tu. Vabbè. Fuori tutto! Fuori tutto! Ragazzi, guardate cosa è là. Cioè, ci sono delle cose bianche qua dentro. Fuori tutto! Fuori tutto! E fuori tutto dolce! Ma no, buono! Beh, questo! A questo di donne! Ok! Ok! L'ultimo snack! Io gli do un nì perché veramente. La prima cosa che mi è piaciuta è di limone, perché a me il limone non piace. Ma come fa? Che bello! Allora, proviamo. Cosa? L'ho omogenizzato per bambini. Oh mio dio! Si chiama? Io vi faccio vedere questo. Gelé de fruits. Gelé de fruits. Allora, mirai. Buono. Che schifo è? Bevi. Che schifo è? No, se non vogliamo più in. Questo è buono. Allora, il gusto è molto buono. Il gusto, ti devo dire questa cosa. Il gusto di Mirai è molto buono. Perché, perché Mirai? Perché Mirai molto tanto. Perché ha peachy. Ma le gelatine a prescindere fanno pena. Vi consiglio le gelatine se siete amanti delle gelatine, ma a noi non piacciono, quindi. E non piacciono. Allora, sorella. E niente, con questo abbiamo vinto qua. Sì, con questi snack. I snack di Tokyo Tips per questo. Per questo haha sono finiti. Per questi video sono finiti. Noi vi mandiamo un grosso bacio. Va bene, ci vediamo al prossimo video snack. Ciao ciao. Ciao ciao.